pare che voi bastardi abbiate fatto abbiate avuto ragione un'altra volta. Sì, il malvagio responsabile della morte di Chihiro Fujisaki è Mondo Wada. Oh, a proposito, non è stato un voto unanime. Solo Ishimaru ha fatto la scelta sbagliata. Ti è andata bene, Ishimaru? Dovresti fare più attenzione la prossima volta. Mi rifiuto di crederci. Mi rifiuto di credere che Bro sia un assassino. Mi dispiace, amico. Perché ti stai scusando? Perché? Dimmi perché. Perché? Perché avresti dovuto fare una cosa del genere? Dato che Wada sembra si stia avvalendo del suo diritto di rimanere in silenzio, permettetemi di spiegare al suo posto. Una triste, triste storia di due uomini funge da sfondo per il nostro omicidio. Oh, chiunque non se la sente di leggere può semplicemente tenere premuto il tasto cerchio per saltare tutto questo. Va bene. C'era una volta un ragazzo chiamato Chihiro Fujisaki. Questo ragazzo aveva un complesso enorme che riguardava il fatto di essere debole. Sì, uomo! Tante, tantissime volte sentì quelle parole, ma non fu mai in grado di sconfiggere la sua debolezza. Al contrario, egli si rifugiò in una debolezza più grande. Il ragazzo divenne ragazza. Fu così che decise di fuggire dal suo problema. Ora nessuno può più dirmi di essere uomo. Ma non importava quanto in profondità si rifugiasse nel suo guscio. Era incapace di sradicare il complesso che si era radicato al suo interno. Un guscio, dopo tutto, non è altro che un guscio vuoto. Anzi, anziché scomparire, il complesso di Fujisaki crebbe più intensamente. Sono proprio debole. Smidollato. Poi, con l'inizio dell'arena accademica, ha preso un'altra difficile lezione. Sopravvivono solo i più forti, è la regola del mondo. Se fosse rimasto debole non avrebbe potuto sopravvivere. Come se non bastasse, il disgustosamente adorabile Monokuma minacciò di rivelare gli imbarazzanti ricordi di tutti. Il più oscuro e profondo segreto di Fujisaki era... Chihiro Fujisaki si veste come una ragazza nonostante sia un ragazzo. Quello era l'unico segreto che non poteva assolutamente permettere di far venire alla luce. Poiché appena fosse successo, il guscio, no, la corazza che lo proteggeva gli sarebbe stata strappata via. Sarebbe stato sottoposto a un insopportabile carico di pressione e critiche. Di fronte a un tale dilemma senza speranza, cadde in una profonda disperazione. O almeno così tutti credevano. Mi dispiace, ora non mi va di dire niente, ma non posso continuare così, quindi prometto che ve lo dirò un'altra volta. Mi sforzerò duramente, sarò forte abbastanza da dirlo a tutti. Fastidiosamente il fatto che il suo segreto stesse per essere divulgato lo spinse a diventare più forte? Maledizione! Questa è la mia chance, la miglior chance che potrò mai avere. Diventerò forte, diventerò la persona che ero destinato a essere. Diventerò forte abbastanza da sorridere e scrollare le spalle quando qualcuno mi dirà di essere uomo. Con le idee ormai chiare, decise di cominciare immediatamente ad allenarsi. E così pianificò di iniziare ad allenarsi ogni giorno per riforgiare il suo corpo e il suo cuore da cima a fondo. Tuttavia, sfortunatamente, quello si rivelò essere il suo primo e ultimo allenamento. Quando decise di cominciare ad allenarsi, Fujisaki volle chiedere anche aiuto a qualcuno. Pianificò di dire a quella persona il suo segreto e quindi di chiedere il suo aiuto. E la persona a cui che lui scelse fu io. Sì, esatto. Pensava che Wada, l'amico fratello ossessionato con l'onore di uomo, avrebbe promesso di mantenere il segreto. Inoltre c'era anche il fatto che il virile Wada coincideva con l'ideale di forza che Fujisaki ammirava tanto. Per prima cosa mi armerò di coraggio per parlare con Wada. Poi gli chiederò di aiutarmi a diventare più forte. Era quella la sua aspirazione. Wada era qualcuno che Fujisaki non avrebbe mai potuto diventare ed era per questo che lo ammirava. Quindi Wada lo hai fatto per mantenere la tua promessa nei suoi confronti, vero? Lo hai fatto? Intendi dire spostare il suo corpo dallo spogliatoio maschile a quello femminile? Precisamente. Non doveva essere solo un depistaggio?
Sono certa che fosse parte delle sue intenzioni, ma non era la sua unica ragione. L'ho anche fatto per mantenere la sua promessa, Chiro Fujisaki, una promessa fra uomini. Che ha a che fare... Che ha a che fare muovere il corpo con il mantenere il suo segreto? Se Chiro Fujisaki fosse stato trovato assassinato nello spogliatoio dei ragazzi, la discussione sarebbe andata dritta a come ha fatto entrare nella stanza. E appena fosse successo, gli altri avrebbero cominciato a dubitare di chi lui diceva di essere. Spostando il suo corpo nello spogliatoio delle ragazze e rubando il suo LTD, ci ha allontanato dalla verità. Così Owada lo ha fatto per mantenere la sua promessa a Fujisaki, che ha ucciso con le sue stesse mani. Perché tu? Più ascolto e meno ha senso. Noi due condividevamo un legame di fiducia. Quindi, perché tu? Non volevo che nessuno lo scoprisse, a qualunque costo. Ho pensato che sarebbe potuta essere quella la causa scatenante. La minaccia di rivelare i nostri ricordi imbarazzanti e i nostri più profondi e oscuri segreti. No, non può essere! Non è possibile! Nessuno può avere un segreto da voler così disperatamente far sapere a nessuno. Tanto da voler uccidere qualcuno per farlo. Penso di averlo già detto in precedenza. Credere che tutti vedano il mondo attraverso i tuoi occhi è l'apice dell'idiozia. Forse tu non ne avevi uno, ma lui sì, le cose stanno così. Visto che siamo in tema, che ne dite se vi dico anche di quello? Lo scheletro nascosto nell'armadio di Owada, quello di cui che lui non voleva che il mondo venisse a sapere? E che lui ha ucciso suo fratello maggiore. Il mondo Owada in piedi di fronte a voi, il super ultra centauro fuori legge liceale. L'uomo temuto dai delinquenti in tutta la nazione ha esordito grazie a un certo qualcuno. Suo fratello maggiore, Daya Owada. Mondo aveva un profondo rispetto verso suo fratello. Fu suo fratello a ispirarlo a montare in sella. Cresciuto in una famiglia selvaggia e barbarica, l'unica persona con cui Mondo si sentiva a proprio agio era suo fratello. Inseguì suo fratello, imitandolo in ogni modo che poteva per cercare di raggiungerlo. Quello era il tipo di fratellino che era Mondo. E poi all'improvviso la gang di motociclisti che il suo carismatico fratello aveva formato arrivò a essere la gang numero uno del Giappone. Alla fine della gang sedeva il fratello Nedaya, al secondo posto il fratellino Mondo. All'inizio gli andava bene, ma quando giunse il momento per suo fratello di ritirarsi e per lui quello di ereditare il posto come secondo capo, venne sopraffatto dalla pressione causata dalla grandezza di suo fratello che incombeva su di lui. Lui è sempre stato il numero due. Dai ha formato la gang completamente da solo, Mondo è solo uno di più. Davvero un ragazzino come questo può prendere il comando? Da qui in poi la gang andrà a rotoli. Giorno dopo giorno i mormorii della gang trovarono la maniera di raggiungere Mondo. E a causa di ciò? Io devo diventare ancora più forte di mio fratello. Quindi solo per questa volta devo sconfiggerlo. Devo prenderlo a calci in culo. Così, durante la notte della festa d'addio di suo fratello, Mondo sfidò suo fratello a una gara. Tuttavia, la tragedia colpì durante la loro competizione. Era così ossessionato dalla vittoria che iniziò a comportarsi spericolatamente e finì per guidare scontromano. Ma nell'istante successivo... Queste furono le ultime parole di Daya mentre giaceva avvolto tra le braccia del suo fratellino. Ops, sono scivolato. Scusa, bro. Sapendo benissimo che suo fratello minore era il responsabile dell'incidente, Daya non biasimò comunque Mondo. Ehi, un'ultima cosa, bro. Non ti permettere di lasciare che la gang si sfasci. Tu e io abbiamo creato quella gang insieme. Prometti, promettimelo. Sul tuo onore di uomo. Mondo decise di tenere segreta la causa dell'incidente al resto della gang, per mantenere la sua promessa, per evitare che la gang si sciogliesse. Non poteva dire a nessuno che era stata la sua debolezza a causare l'incidente di suo fratello. Come conseguenza, la gang si riunì ancora una volta sotto la guida del fratello più giovane che aveva sconfitto il fratello più grande.
È quello che si merita per guidare spericolatamente perché pensava di perdere. E quella divenne la ragione della morte di Daya. La menzogna di Mondo divenne la verità. E così Mondo decise di prendere la guida della gang sorretta dalla sua bugia. Sono forte. Forte, 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 forte. Ciononostante, con l'inizio dell'arena accademica ha preso un'altra difficile lezione, che per quanto forte dicesse di essere, non era null'altro che uno smidollato che poteva morire in ogni istante. Come se non bastasse, il disgustosamente adorabile Monokuma minacciò di rivelare gli imbarazzanti ricordi di tutti. Il suo più oscuro e profondo segreto era... Mondo Wada ha ucciso suo fratello maggiore. In nessun modo potevo lasciare che la gang ne venisse a conoscenza. Se l'avessi fatto, sarebbe collassata. Avrebbe distrutto la gang che io e mio fratello maggiore avevamo costruito. Sarebbe stato tutto per nulla. Il mio rimpianto, portare da solo il peso della morte di mio fratello maggiore. Così... Così io... Io... Wada... Appena Monokuma iniziò con tutta quella storia dello svelare i nostri segreti, fu come se questa nebbia di ansia mi fosse andata in testa e avesse iniziato a vorticarmi dentro. Non mi era mai successo prima. Non avevo idea di cosa avrei dovuto fare. E mentre ero seduto lì, incapace di schiarirmi le idee, prima che me ne accorgessi, la nebbia di incertezza è fottutamente esplosa in un'enorme, dannata montagna di incertezza dura come la roccia. È stato allora che è successo. È stato in quel momento che Fujisaki mi ha chiesto di aiutarla ad annellarsi. Quel tipetto cominciò a parlarmi del suo segreto. Sei seria? Sì, scusami per aver mentito. Ma perché? Perché tu hai deciso improvvisamente di rivelare il tuo segreto? Eh? Hai mantenuto questo segreto per così tanto tempo. Se qualcuno lo venisse a scoprire, tu... Beh, sì, ma... Voglio cambiare. Voglio distruggere il vecchio me, il debole me che si è sempre nascosto dietro una bugia. Quelle parole furono come una coltellata per me. Sentì che negasse tutto ciò che io avevo fatto. Ho bisogno di cambiare, sono debole. Ma tu sei forte, Wada, quindi sono sicuro che non sarà un gran problema per te. Non importa cosa Monokuma rivelerà di te. Cosa? Vuoi che te lo dica? Stai dicendo che se sono davvero forte, allora dovrei dirti il mio fottuto segreto? Eh? Lo invidiai. Ero invidioso della forza di Fujisaki. La forza che aveva di guardare la sua debolezza dritta negli occhi e cercare di sopraffarla. Una forza che io non avevo. E quindi lo invidiai. L'invidia ruppe qualcosa dentro di me. Eri sarcastico? Sono forte? Stai facendo del fottuto sarcasmo con me? Non ero sarcastico. Voglio dire, tu sei davvero forte, Wada. Qualcosa iniziò a scricchiolare, facendo questo sgradevole suono stridente nella mia testa. Che cazzo vuoi che faccia? Che cazzo dovrei fare? Stai dicendo che dovrei dire la verità e lasciare che tutto vada sprecato? Che succede? Perché hai voluto dirmelo? Stai cercando di convincermi? Io semplicemente ti ammiro, Wada. Ammiro quanto sei forte. Già, sono forte, hai capito bene. Sono forte, sono forte. Forte, 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 forte. Più forte di te. E più forte di quanto lo fosse mio fratello.